Da neopresidente del gruppo Emiliano Romagnolo e soprattutto da imprenditore, quanto è importante l'innovazione nel processo di crescita dell'azienda? Credo che oggi l'innovazione sia fondamentale qualunque sia il tipo d'azienda. Vediamo l'innovazione cioè straordinaria in aziende chimiche, aziende meccaniche, aziende elettroniche, aziende alimentari stesse. Insomma, per cui io credo che il fatto di innovare e di proporre cose che siano più vicine a quello che richiede il mercato via via sia fondamentale per la crescita. L'Emiliano Romagna è una delle regioni più attive sul fronte dell'innovazione. Cosa serve all'impresa per sviluppare ulteriormente le attività di ricerca e di brevettazione? Guardi, io credo che tutto sommato qualunque azienda sia sul mercato con successo lo fa evidentemente in misura sufficiente, nel senso che non credo che siano ricette particolari. È sicuramente fondamentale il fatto di avere un sistema che da un punto di vista infrastrutturale, burocratico, finanziario funzioni bene. Le aveva già visitato l'opificio Golinelli? Sì. Marino è un vecchio amico, mi onora della sua amicizia, era amico di mio padre e ha fatto questa cosa straordinaria che effettivamente credo debba essere un esempio per tutti. Che cosa rappresenta per il territorio una struttura come questa? Rappresenta un grande orgoglio perché è la straordinaria testimonianza che un signore di età lascia in dono a dei giovani per aiutarli, per facilitare il loro inserimento in una carriera imprenditoriale, per cui è un grande orgoglio avere Marino Golinelli a Bologna.